È un progetto tutto nuovo e cavalca l'onda Modern Vintage, cioè quelle moto col sapore di un tempo ma componentistica attuale. La fanno in Cina, però è pensata in Italia con una scrupolosa attenzione agli standard qualitativi. La Classic S250 di Verve Moto è la protagonista di questo perché comprarla. Quanto conta lo stile? Tantissimo per un mezzo che dietro un'apparente semplicità aspira ad essere la base perfetta con cui realizzare special economiche e affidabili, ma che allo stesso tempo deve sapere attrarre anche chi di trasformazioni non ne vuole sapere e cerca una moto carina già così come esce dal concessionario. Il profumo che emana è quello tipico e scanzonato dei modelli anni 60 e 70, ovvero stile minimal ed essenziale, faro tondo, cerchi a raggi, lungo sellone per due e scarichi cromati dalla caratteristica forma bottiglia. Nell'insieme quindi un mix tra estetica modaiola e un look capace di esprimere bene la natura di un mezzo easy e poco impegnativo. La protezione aerodinamica è inesistente, ma viste le prestazioni tranquille sinceramente non se ne sente il bisogno. In sella, chi è circa 1,80 m come me sta con le ginocchia un po' rannicchiate, ma tutto sommato comodo. Invece per i più alti la situazione peggiora, mentre su questa Classic S250 chiunque riesce a mettere tranquillamente i piedi a terra. Com'è la strumentazione? Proprio ridotta all'osso. Un unico elemento circolare come quelli di una volta con le informazioni essenziali: tachimetro, contachilometri e livello benzina, mentre la spia del neutral e quella delle frecce si trovano sulla piastra appena sotto. E il motore? Si ispira ai monocilindrici del passato di produzione giapponese. Le prestazioni sono tranquille, ma non manca di brio. Insomma, se siete a caccia di emozioni forti, meglio che vi rivolgiate altrove. Ma se cercate sensazioni old style e vi piace andare a spasso senza fretta, siete sulla strada giusta. Quest'unità raffreddata d'aria, da 249,20 cm3, utilizza carburatori Mikuni ed eroga una potenza massima di 19,2 cavalli, mentre la coppia è pari a 19,5 Nm. Accelerazione e ripresa non sono brucianti, non è certo un motore da superbike e neanche vuole esserlo. Nonostante un'erogazione che premia soprattutto la regolarità, però non manca comunque di carattere. Buona poi la fluidità del cambio a 5 marce, piacevole il borbottio dello scarico e interessanti consumi sempre prossimi ai 30 km al litro. Su questo mezzo si riscoprono autentici gesti di una volta, come azionare il rubinetto della riserva o tirare la pipetta dell'aria per le partenze a freddo. È bella da guidare? Le ricordate la canzone di Cesare Cremonini che se ne andava in giro spensierato per i colli bolognesi? Beh, su questa Verve mi sento proprio così. In sella tutto è facile, tutto è poco impegnativo, tutto mi ricorda che in fondo andare in moto e correre in moto sono due cose diverse, ma che entrambe hanno il loro fascino. La Classic 250S non hai bisogno di spremerla fino all'ultimo cavallo, la devi lasciare andare scanzonata su una bella strada di campagna o tra un semaforo e l'altro quando a fine lavoro raggiungi gli amici per l'aperitivo. Insomma, take it easy e vivi felice. Busto eretto, manubrio largo e una bella seduta comoda. Beh, il comfort in sella proprio non manca, anche per il passeggero, quindi semaforo verde per regina in coppia. Qual è la sua strada ideale? Ok, il Day by Day in città è senza dubbio il suo mestiere, soprattutto se la scegliete al posto dello scooter. Ma la vedo giusta anche in vacanza, al mare, magari per andare in spiaggia o per uscire la sera. Manovrabilissima e agile tra le auto in coda, grazie al peso di soli 130 kg e alle misure compatte, ci passi dappertutto e la parcheggi ovunque. Il motore offre sempre la spinta adeguata per un sorpasso spedito o per levarsi d'impaccio da ogni situazione. Le sospensioni assorbono bene le buche e le regolarità del manto stradale e non si soffre troppo neanche sui sanpietrini, sebbene il posteriore offra talvolta una risposta un po' secca. Se poi nel weekend avete voglia di evadere, ok alle gite fuori porta. Il comfort è sufficiente e ci si può avventurare, a patto però di non spingersi troppo oltre. Sebbene il rigore ciclistico non sia esattamente il suo forte, questa moto se la cava bene, anche in tangenziale o su lunghi curvoni veloci, dove mostra una discreta stabilità. Meglio però non esagerare. È sicura? Verve è molto attenta nel sorvegliare la produzione al fine di garantire standard europei. Tutto questo si traduce in una componentistica sì semplice ma anche affidabile nella resa. La sospensione anteriore monta una forcella rovesciata che svolge il suo lavoro in maniera onesta, mentre la frenata è affidata davanti ad un disco morso da una pinza a doppio pistoncino e ad un secondo disco al posteriore. Ovviamente, vista anche l'economicità del mezzo, manca a bordo qualsiasi tipo di elettronica o sistema di assistenza alla guida. Quanto costa? Ma a proposito di economicità, ancora non ve l'ho detto quanto costa questa Verve Moto Classic S250, vero? E voilà, ci vogliono 3.590 euro per portarsela a casa. Mica male!
tre le colorazioni disponibili: Metallic Silver, Matte Black e Matte Black. Ripeti? Non ho apprezzato particolarmente l'assenza di un meccanismo di sicurezza che impedisca partenze col cavalletto abbassato. Facile infatti dimenticarselo giù se si è distratti o sovrappensiero e dare gas. Inoltre c'è qualche cavo a vista qua e là che poteva essere nascosto meglio. La consiglieresti? Economica ma niente affatto cheap. La tocchi e la senti subito solida, ben fatta e poi è carina ma soprattutto facile. Insomma, se siete alla prima moto e siete attratti dallo stile classico, potrebbe essere una candidata da valutare, ma potrebbe trovarla interessante anche chi vuole tornare in sella dopo anni di digiuno, ma non vuole un mezzo troppo impegnativo o costoso. Soprattutto però, se volete togliervi lo sfizio di farvi una special tutta vostra e senza svenarvi, bingo! La Verve Moto Classic S 250 è una lavagna perfetta e poco costosa per dare libero sfogo alla propria creatività. Alternative simili sul mercato? Beh, direi così economiche non molte. Certo, c'è sempre la bella Yamaha SR400, ma si sale di livello e anche di prezzo. E occhio, è una salita bella ripida.